Immobile, meraviglioso gol di Ciro Immobile, minuto 25 del primo tempo, al volo Ciro Immobile porta in vantaggio la Lazio. È cambiato dunque il parziale del Vigorito, Benevento 0 Lazio 1, Immobile. Scusa Piccinelli, il pareggio del Benevento ha segnato Schiattarella, minuto 45 del primo tempo, risultato del Vigorito che cambia, Benevento 1 Lazio 1, gol di Schiattarella. A te. Sbaglia Palomino, recupera Betancourt al limite dell'area di rigore, Chiesa, eccolo qua, il destro! Mamma mia che gol Federico Chiesa! Lotta Rabiot, perde il possesso di Spera, avanza l'Atalanta con il tiro e la rete, splendido! Il pareggio bergamasco! Esattamente al minuto 12 nel corso della ripresa, gol pazzesco, grandissimo gol dell'Atalanta, grandissimo il pareggio al 12° di Freuler. È in vantaggio il Sassuolo quando siamo arrivati al 13° minuto in gol Traoré e dunque cambia il parziale allo stadio Artemio Franchi di Firenze, Fiorentina 0 Sassuolo 1. Scusa Scaramuzzino, vantaggio dello Spezia al 19° minuto 1-0 siglato Dambala. È tutto pronto dallo stadio Artemio Franchi di Firenze, Vlahovic contro Consigli, il gol, il pareggio della Fiorentina dagli 11 metri e dunque cambia ancora una volta il parziale allo stadio Artemio Franchi di Firenze quando siamo al 35° del primo tempo, Fiorentina 1 Sassuolo 1. Ti chiedo scusa, c'è il vantaggio della Sampdoria a Verona, conclusione dalla distanza di Ekdal, Verona 0 Sampdoria 1, il 41° a te. Attenzione, il Genoa si è portato in vantaggio, non c'è stato il gol dell'ex nel primo tempo, c'è stato ora all'inizio della ripresa, Mattia Destro al 2° minuto, Genoa 1 Milan 0, gran gol di Calabria, il pareggio del Milan al 7° minuto della ripresa, grandissima rete di Davide Calabria, Genoa 1 Milan 1. Sampdoria può correre in contropiede, può andare via con Damsgaard, area di rigore, rete, grandissimo gol della Sampdoria con Verre. Attenzione Scaramuzzino, ancora lui, Mattia Destro, nuovamente in vantaggio il Genoa al 1/4 d'ora della ripresa, Genoa 2 Milan 1. Scusa Piccinelli, c'è il raddoppio dello Spezia al 17° del secondo tempo, ancora Mbalanzolà e dunque 2-0 tra Spezia e Bologna a favore dei padroni di casa. Ed è tutto pronto per il tentativo di trasformazione, c'è Zaccagni sul dischetto contro il portiere della Sampdoria, Audero, Verona 0 Sampdoria 2, ricordiamo intanto il punteggio, ma questo calcio di rigore potrebbe riaprire la partita, breve rincorsa, si ferma poi, rete, Verona 1 Sampdoria 2. La rincorsa di Lukaku, il tiro, la rete, spiazzato il portiere, pallone alla destra di Ospina che si era tuffato dalla parte opposta, nuova situazione a San Siro, Inter 1 Napoli 0. Attenzione Scaramuzzino, il primo gol in Serie A di Kalulu, il pareggio del Milan al 38° minuto. Incredibile alla Spezia, scusa Sarameini, mentre scocca il 45° praticamente da metà campo, vede il portiere fuori dalla porta, pareggia per il Bologna, Musa Barro dal metà campo, ha preso il pallone 2-2, incredibile allo stadio Alberto Picco. Arriva dalla retrovia un giocatore della Roma, la conclusione, Milinkovic-Savic con i pugni, ancora Roma, palla in aria, la conclusione, ancora palo rete, Mkhitaryan segna lui al 26° minuto, andrà Vertu alla battuta, porta la nostra sinistra con il destro, la rincorsa, il tiro e il gol, nonostante intuisca Milinkovic Savic, gol, 42° minuto, Roma 2 Torino 0, Pellegrini in aria, la conclusione del 3-0, Pellegrini 22°, c'è un break del Torino, Belotti tira da fuori, Paolo Lopez respinge in due tempi, poi la perde, attenzione perché il Torino stava per sé, lo segna il gol, è qua regalato dalla Roma, una serie di tiri, poi l'ultimo tocco mi sembra che sia stato proprio di Belotti.